Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di quanto sta accadendo nelle ultime ore sul fronte dell'emergenza Covid. In un'intervista rilasciata alla stampa nazionale, Marsilio torna ad attaccare il governo Conte parlando di modello sovietico applicato dal Premier. Rispondono però le opposizioni in consiglio regionale, accusando il Presidente di fare propaganda sulla pelle degli abruzzesi e chiedendo la rimozione del direttore della ASL 2, quella di Chieti Lancianovasto, Thomas Schell. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. L'Abruzzo zona gialla? Sai che soddisfazione, noi giochiamo coi colori e intanto la situazione peggiora. A dirlo è il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, in un'intervista rilasciata alla stampa nazionale. La seconda ondata del Covid mi sembra più forte della prima, ha dichiarato il governatore. I pazienti sono meno gravi, ma aumentano a dismisura. E Marsilio non risparmia attacchi al governo Conte e alle misure anticontagio imposte da Roma. Modello sovietico, così le definisce il presidente abruzzese, un'ossessione burocratica di voler pianificare sempre tutto. Si è visto come sono andati a finire i piani quinquennali, conclude Marsilio. L'URSS è fallita. E non si è lasciata attendere la risposta delle opposizioni. Marsilio fa propaganda con la vita degli abruzzesi. Questa è la dura reazione del segretario regionale del PD, Michele Fina, che parla di tragica impreparazione nel tracciamento, nella prevenzione, nel contenimento. Specialmente laddove ora è più colpito, nelle aree interne, dichiara Fina, l'Abruzzo vacilla. E anche secondo i 5 Stelle Marsilio utilizza il suo ruolo per far propaganda contro Roma. La notizia di alcuni giorni fa dei pazienti Covid parcheggiati nelle ambulanze in attesa di un posto letto a Chieti, sottolinea la capogruppo pentastellata in regione, Sara Marcozzi, fotografa la gravità della situazione che stiamo vivendo, mentre il nosocomio Tetino è in affanno. Ma Marsilio su questo si difende. Dovevamo creare posti letto quest'estate, ha detto il governatore, ma la delega da parte del commissario Arcuri mi è stata data solo 30 giorni fa. Il primo errore compiuto dall'amministrazione regionale, però, ribadiscono i 5 Stelle, è stata la scelta politica di non cambiare i vertici della ASL di Lancianovasto Chieti. Il direttore generale, Thomas Schell, conclude la Marcozzi, andava rimosso mesi or sono per manifesta incapacità. Ad Avezzano, sopralluogo della protezione civile, questa mattina nell'area antistante l'ospedale che dovrà ospitare la tensostruttura sanitaria dedicata a fronteggiare l'emergenza Covid nella Marsica. Sentiamo Gioia Chiostri. Una tensostruttura sorgerà di qui a breve nel piazzale del pronto soccorso di Avezzano per ospitare i malati Covid e creare così più posti letto. La tensostruttura avrà il ruolo di accoglienza dei malati Covid e di evitare quello che succede adesso, cioè che molti dei malati in attesa del ricovero, trasferimento in altri ospedali restano poi qui parcheggiati al pronto soccorso. Ma non è l'unica strategia. Questa tensostruttura ci sarà nei prossimi giorni, abbiamo avuto l'impegno formale della Protezione Civile, ringraziamo i tecnici che sono già al lavoro questa mattina, ma come dicevo non è soltanto l'unica strategia, perché assieme a questo ci sta l'attivazione di oltre 40 posti per i malati Covid presso l'ospedale di Tagliacozzo e la delocalizzazione di molti dei servizi dell'ospedale di Avezzano, ambulatoriali, eccetera, quelli che ovviamente non hanno bisogno della rianimazione presso l'ospedale di Pescina. Un'iniziativa che vede convergere le intenzioni di ASL, Regione e Amministrazione Comunale dopo la visita ufficiale di giovedì scorso dei vertici non solo regionali, ma anche dell'azienda sanitaria locale. Ma approfitto di questa intervista per fare due appelli. Il primo alla cittadinanza, che è quello di continuare a rispettare, di fare il rispetto, come dire, pedissequo delle regole. E il secondo a quello dei colleghi medici di base, chiedo a loro di triplicare gli sforzi, perché in questa fase dobbiamo fare corpo unico. Consigliere, una tensostruttura in attesa che partano i lavori finanziati. Assolutamente sì, ci sono dei lavori che sono stati finanziati con la rete Covid, che consistono
Nell'aumento dei posti di rianimazione presso l'ospedale di Avezzano da 6 a 14, nella terapia subintensiva, che attualmente sulla carta sono 2, che arriverà ad 8 se non vado errato, più lavori di ristrutturazione del pronto soccorso con la creazione di percorsi separati chiari e netti, e più una bella cifra per l'assunzione di personale. Questi sono i fondi finanziati per la rete Covid, che sono stati attivati dall'8 di ottobre, che è il giorno in cui il presidente Marsilio è stato nominato commissario da parte del governo nazionale. Il neo assessore regionale al lavoro e all'istruzione Pietro Quaresimale indica le priorità del suo mandato nel settore dell'occupazione: formazione professionale per aderire alle richieste del mercato e rilancio dei centri per l'impiego. Sentiamolo nel servizio di Tania Bonnici Castelli. Pietro Quaresimale, neo assessore regionale al lavoro e all'istruzione, punta da subito sul potenziamento della formazione professionale e sul rilancio dei centri per l'impiego. A Teramo, per esempio, l'attuale centro per l'impiego traslocherà in pieno centro, al primo piano del Palazzo della Sanità, in piazza Martiri Pennesi. Questo per rendere ancora più fruibile e visibile un servizio strategico che incrocia domanda e offerta di lavoro. Questa mattina abbiamo fatto il primo sopralluogo nell'ex Palazzo della Sanità a Piazza Martiri Pennesi, dove vogliamo trasferire il centro dell'impiego e rilanciarlo. Questo fa parte di un progetto molto più ampio che riguarderà tutta la regione Abruzzo. Vogliamo investire dei soldi per rilanciarlo anche a livello di personale, di organizzazione, di informatizzazione, perché riteniamo che il centro per l'impiego è un incrocio tra domande e offerte in cui rivolgersi per cercare di essere inseriti nel mondo del lavoro. Quindi noi vogliamo appunto che il centro dell'impiego non sia considerato come l'ultima spiaggia, ma il punto di partenza per cercare di trovare occupazione. Logicamente in questo contesto va inserita la formazione, perché a volte gli imprenditori richiedono dei profili che non si trovano, quindi in base all'analisi del mercato noi cercheremo di formare gente che non ha occupazione e quindi li vogliamo inserire nel mondo del lavoro. Quindi un progetto importante in cui investiremo dei soldi per rinnovarli da ogni punto di vista. Quali altri progetti ha, assessore? Lei che è un nuovo assessore. Allora, io ho una settimana che mi sono insediato, sto facendo un'analisi insieme ai dirigenti funzionari, sono tante le idee. Alcuni giorni fa abbiamo lanciato Garanzia Giovani, che si prende un progetto importante anche lì per formare gratuitamente i tanti giovani dai 18 ai 29 anni, ma tante altre idee, il caregiver che andrà in giunta a breve, i progetti anche per le persone cinquantenni che non hanno possibilità di essere inseriti, che perdono lavoro e non hanno l'età per andare in pensione. Quindi tante belle idee che di volta in volta comunicheremo e vi faremo sapere per cercare di dare la possibilità a tanta gente di avere lavoro. E a proposito di lavoro, ci sarà domani in Confindustria l'incontro decisivo per il futuro dello stabilimento Yokohama di Ortona e dei suoi lavoratori. Sono 84 in totale. Due aziende hanno vincolato le loro proposte e presentato i piani industriali. Domani saranno discussi anche con il liquidatore dell'azienda nipponica. Sentiamo il servizio. Alfagomma e IMM Hydraulics sono queste le due multinazionali disposte a rilevare lo stabilimento Yokohama di Contrada Tamareta d'Ortona. Dopo la decisione dell'azienda nipponica di chiudere l'opificio abruzzese lo scorso 27 luglio, i due gruppi industriali si sono fatti avanti con proposte valide ma diverse nei numeri. Ed è proprio su questo che si gioca la partita, cioè sulla credibilità dei piani industriali delle due aziende disposte a mantenere in vita lo stabilimento ortonese, piani già discussi nelle assemblee dei lavoratori con i sindacati. L'Alfagomma è una multinazionale lombarda che conta 87 filiali in 24 paesi dei 5 continenti. Attualmente opera anche in Abruzzo con uno stabilimento a San Nicolo a Tordino. La IMM Hydraulics invece ha il suo quartiere generale ad Atessa, in Val di Sangro. Entrambi i gruppi industriali insistono nello stesso settore, che è quello dei sistemi per la oleodinamica. Domani dunque ci sarà la scelta del partner con il quale proseguire la trattativa di cessione dello stabilimento di Ortona, come spiega Carlo Petaccia, coordinatore regionale della FICTEM CGL Abruzzo Molise. Le aziende sono, ribadiamo che sono due aziende importantissime. Dopo le assemblee che abbiamo fatto insieme ai lavoratori, dopo un confronto fra di noi con un sigle sindacale, sicuramente abbiamo già un'idea che vorremmo sviscerare domani mattina.
prima di definire, prima di dichiarare qualsiasi altra situazione, è che io credo che sia corretto che si faccia prima il confronto con il liquidatore, a cui spetta l'ultima parola, però credo che la nostra posizione sicuramente peserà tanto. Ed ora voltiamo pagina, andiamo a Montesilvano. Una palazzina popolare del comune è stata consegnata questa mattina a 12 famiglie. Le abitazioni progettate per portatori di disabilità sono quasi ultimate dopo 11 anni, pensate, dall'inizio dei lavori. Sentiamo. Una nuova palazzina popolare a Montesilvano, ad 11 anni dalla posa della prima pietra, è stato finalmente inaugurato l'alloggio di via Salieri lungo la via Vestina, seppur manchino gli ultimissimi lavori come la rete per le utenze. 12 le famiglie che questa mattina hanno ricevuto le chiavi degli appartamenti. Il fabbricato è stato progettato per far sì che anche i portatori di disabilità possano avere un facile accesso alla propria abitazione. E oggi è una grande giornata per il nostro territorio, per la nostra Montesilvano, ma soprattutto per 12 famiglie che da oggi sono titolari, assegnatari di appartamenti, che oltre ad essere, insomma, un bel segnale da un punto di vista dell'occupazione abitativa, danno anche un segnale nella direzione della disabilità, perché questa palazzina è iniziata nel 2009 e oggi finalmente vede la luce, vede interamente la sua fruibilità, ha tutte le caratteristiche per accogliere in maniera idonea le persone appunto affette di disabilità, e quindi questo è un doppio segnale importante per il nostro territorio, in un periodo peraltro come quello che stiamo vivendo, che è un periodo assolutamente drammatico se vogliamo, quindi un raggio di sole in un periodo buio. La nuova casa popolare è proprietà del comune di Montesilvano. Il costo dei lavori è stato di circa 1.350.000 euro. Diversamente da tanti alloggi che sono sul nostro territorio, di proprietà dell'ATER, questo è entrato a far parte del patrimonio comunale, è stato realizzato con dei fondi esterni, quindi extra comunali, ma negli anni ha visto anche delle risorse appunto comunali essere investite su una palazzina che dà un bel segnale per quello che riguarda l'edilizia residenziale pubblica. Adesso una notizia di servizio che riguarda la A25, la concessionaria Strada dei Parchi comunica che per lavori urgenti di manutenzione dalle ore 7 di martedì 10 novembre alle ore 20 del 16 di novembre sarà disposta l'interdizione al traffico dello svincolo di Cocullo limitatamente alla rampa in entrata nell'autostrada A25 con direzione A24 Roma-L'Aquila. Conseguentemente, nei suddetti giorni ed orari, per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria e diretti verso Roma-L'Aquila-Teramo si consiglia di usufruire dello svincolo di Pratola-Peligna. Poi si svolgerà il prossimo 12 di novembre il meeting online tra Franco Grasso e l'Associazione Albergatori di Tortoreto, una tavola rotonda dal titolo Soluzioni futuro del turismo e revenue economy, nel corso della quale il professor Grasso, considerato uno dei massimi esperti in ambito turistico in Italia, spiegherà quali sono le migliori strategie per affrontare questo particolare momento che il turismo sta vivendo e come impostare il lavoro per la prossima stagione. L'incontro organizzato in collaborazione con l'Associazione Albergatori di Tortoreto è riservato agli imprenditori e agli operatori della zona, è gratuito e vi si può partecipare scrivendo all'indirizzo mail abruzzo@francograsso.com. Siamo arrivati adesso allo sport e parliamo di Serie B e del Pescara, che è riuscita a centrare la prima vittoria in campionato. La Bestia Nera Cittadella cade dunque allo stadio Adriatico Cornacchia per 3-1. Decisivo il gran primo tempo dei biancazzurri, che si giovano della doppietta di uno straripante 7R e del gol del talentuoso Vokic. Nella ripresa Iori sbaglia un rigore e vanifica il tentativo di rimonta dei veneti. Vediamo il servizio della partita e subito dopo le parole del tecnico biancazzurro Massimo Oddo, che così scaccia via l'incubo dell'esonero. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti.
Il Cittadella è un po' meno bestia nera del Delfino, che vince per 3-1 dimostrando di essere ancora vivo. I problemi restano, ma lavorare dopo questo successo sarà sicuramente meno duro. Oddo tira un sospiro di sollievo, salva la panchina e guarda al futuro con più ottimismo. Biancazzurri in campo con il 3-4-2-1, nella difesa 3 spazio a Balzano, a centrocampo si rivedono dall'inizio Busellato e Fernandes con Vokic e Maestro, trequartisti a supporto di Seter. Veneti che rispondono con il 4-3-1-2 al terzo minuto, subito ospiti pericolosi con Sissé che chiama la parata con i piedi Fiorillo. Avvio aggressivo della formazione di Venturato che fa capire di voler fare sul serio. Il Pescara però regge l'urto nei primi minuti, al 17esimo il primo vero fondo con Seter, autore di una grande giocata, trova il vantaggio. Il giocatore ex Chievo salta avversari come Birilli e mette il pallone alle spalle del portiere Maniero. Una rete che sa di liberazione per i biancazzurri, che dopo 2 minuti trovano l'isperato raddoppio, ancora con Seter che approfitta di un errore della difesa del Cittadella, mettendo ancora alle spalle del portiere della formazione veneta. Incredibile ma tutto vero, con il Pescara avanti per 2-0, con il Delfino che protesta anche al 23esimo per un tocco con la mano di Proia in area ospite, con il direttore di gara che lascia però proseguire con ampi gesti. Al 29esimo c'è una traversa del Cittadella con l'attaccante Ogunseye che sugli sviluppi di una punizione colpisce di testa in pieno i legni della porta di Fiorillo. Al 34esimo Dejan Vokic con un tiro a cross colpisce il palo. Al secondo tentativo però il giocatore sloveno ex Benevento ci riprova su punizione dai 20 metri, mettendo questa volta la palla alle spalle del portiere ospite. Pescara 3, Cittadella 0 e biancazzurri galvanizzati. Più nulla fino al 45esimo con il Pescara che torna negli spogliatoi con 3 gol di vantaggio. Il secondo tempo inizia con gli ospiti in avanti, le squadre si allungano e all'11esimo sugli sviluppi di un angolo Proia di testa mette sopra la traversa. Il Pescara soffre con Oddo che manda in campo Galano per Vokic a debito di fiato. Al 16esimo però gli ospiti trovano la rete con il cross di Donnarumma ed il gol di testa di Sissé. Campanello d'allarme per il Pescara che, dopo aver mollato un po' la presa, vede la gara in un certo senso riaprirsi. Al 19esimo D'Urso viene atterrato in area da Fernandes con il direttore di gara che indica il dischetto e con Iori che però sbaglia mandando il pallone sopra la traversa. Esultano gli abruzzesi con il punteggio che resta così sul 3-1 e con il Delfino che si rianima e che al 21esimo l'occasione per il poker con Galano che trova in area però la parata di Maniero. Partita ricca di emozioni con gli ospiti che non ci stanno e che continuano ad attaccare a testa bassa. Il tecnico del Pescara cerca di congelare il match mandando poi sul terreno di gioco al 29esimo Valdifiori e Crecco per Fernandes e Maestro. I minuti finali della gara non registrano poi altre emozioni con il Delfino che centra la prima vittoria del torneo, con Oddo che festeggia i 3 punti al centro del terreno di gioco con i suoi ragazzi. Il Pescara lascia l'ultimo posto in classifica in attesa di possibili e probabili nuovi scenari societari, tutti però da valutare. Sì, si può fare sempre di più. È stata una partita secondo me vinta mettendo l'agonismo che ci vuole in Serie B. Cittadella è una di quelle squadre che incarna questo spirito e ai ragazzi avevo detto che prima di tutto serviva mettersi al loro livello sotto questo punto di vista, e i ragazzi lo hanno fatto, sono molto contento per loro perché è stato un momento difficile, tuttora viviamo un momento difficile perché è cambiato poco, abbiamo fatto un risultato ma noi ci abbiamo sempre creduto tra tutte le difficoltà e finalmente possiamo gioire per una vittoria, però dobbiamo rimanere umili con i piedi per terra perché il momento è sempre comunque complicato e difficile, ma come ho sempre detto con il lavoro se ne esce. Oggi i ragazzi hanno fatto tutto quello che avevo chiesto loro, e a partire dallo spirito, dall'agonismo e poi si è vista anche qualche discreta giocata, non credo che abbiamo fatto nulla di eccezionale, ma il Cittadella è una di quelle squadre con cui devi giocare anche un po' sporco perché sennò diventa durissima. Quando ci sono i momenti negativi serve tutto, serve l'intervento della società, serve farsi un esame di coscienza a partire dall'allenatore, lo staff e poi arrivando per i giocatori. Quindi io ho un gruppo di bravissimi ragazzi che
che mettono tanto impegno. Io l'ho sempre detto, viviamo ancora un po' di scorie dell'anno scorso e serviva un qualcosa per toglierci per toglierci un po' di polvere di dosso, quindi purtroppo serviva questo e ce l'abbiamo fatta oggi, siamo contenti. E a proposito di Pescara e delle vicende societarie, continua a tenere banco anche la cessione del Pescara. Nelle ultime ore è uscito allo scoperto uno dei potenziali acquirenti, Leonardo Pavanati, titolare di uno studio di consulenza a Milano. Pavanati si è detto pronto a chiudere la trattativa in questo periodo di sosta del campionato. Ieri il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ai nostri microfoni ha fatto il punto della situazione alla luce dei nuovi sviluppi. Lo ascoltiamo. Io credo che le questioni societarie, come ho sempre detto, così la chiudiamo qui e non ne parliamo più. E nel momento in cui ci saranno le persone che sanno benissimo, con le quali io sto parlando, tra cui anche il gruppo che fa capo al dottor Leonardo Pavanati, che sanno benissimo quali sono le condizioni da me richieste, nel momento in cui saranno pronte queste condizioni, quindi saranno sul tavolo, chiaramente io non mi tirerò indietro sicuramente a quello che ho detto, perché credo che sia giusto che dopo tanto tempo, anche forse per la stanchezza della piazza nei confronti della mia faccia, probabilmente di tanti altri motivi, credo che a un certo punto sia giusto anche passare la mano. Però io ho sempre detto e lo ribadisco che la mano verrà passata a gente che deve essere meglio di quello che c'è, quindi se ci saranno queste condizioni, nessun problema. Se noi stiamo parlando dell'aria fritta da qualche mese, quindi io so benissimo con chi ha a che fare, so che sono persone a tavoli che non, su cui non mi devo sedere, non mi ci siedo per niente, per cui per me io sono pescarese, amo il Pescara e se devo cedere alla società la devo cedere a qualcuno che farà meglio di me e non che magari fra 4-5 mesi non si ritrova più nemmeno seggiolino nello stadio. Quindi siccome sto parlando con tutte persone serie, ribadisco, compreso il dottor Pavanati, quando ci sarà la possibilità di chiudere l'operazione la chiuderò, però adesso parliamo di calcio perché la cosa importante è il Pescara. Un'ultima domanda però su questa questione, Presidente, siccome da più parti si è detto che la trattativa sarebbe in via di ultimazione, dalle sue parole si capisce che non è così. No, perché non è così? Io ho detto se le condizioni arrivassero domani mattina, io domani mattina sarei pronto a chiudere, ma devono arrivare le condizioni, se no stiamo parlando del nulla. E siccome in questo mondo non è che sia facile portare fideiussioni, i soldi che ci servono, ci sono comunque dei tempi che ognuno deve rispettare. Io non ho fretta, io non ho nessuna fretta, l'ho sempre detto a tutti, non è che il Pescara se domani mattina ne arriva qualsiasi persona smette di giocare o non può pagare la lavanderia. Il Pescara, ringraziando Dio, ha una sua programmazione, grazie anche al fatto che abbiamo sempre fatto questo tipo di ragionamento nel Pescara, quindi non c'è nessun problema. Se anche arrivasse fra 6 mesi sarebbe la stessa cosa. Il TG6 termina qui per questa prima edizione e tornerà come sempre alle ore 19. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con la trasmissione replay condotta da Enrico Rocchi, proprio per approfondire questa vittoria del Pescara e anche le trattative per la cessione della società. Da parte mia invece l'augurio a tutti voi di una buona giornata.